fra veramente pochissimi istanti inizierà l'ultima mattinata di questo Atreju 2021, il Natale dei conservatori. Vi ricordiamo che il primo appuntamento tratterà proprio del manifesto dei conservatori con una serie di ospiti europei e internazionali, extraeuropei, che introdurranno e dibatteranno dell'argomento di questa mattinata. Subito a seguire ci sarà la relazione conclusiva del Presidente di Fratelli d'Italia e del Partito dei Conservatori e Riformatori Europei, Giorgia Meloni. Grazie a tutti, direi che possiamo accomodarci e incominciare. Intanto vi voglio salutare con un'espressione che per tutti noi è un'espressione comune, ma evidentemente per qualcuno in altre parti d'Europa non lo è, ed è buongiorno signori e signore. E lo ripeto, buongiorno signori e signore. E perché voglio iniziare questa mattinata con questo saluto? Perché, come tanti di voi sapranno, poche settimane fa c'è stato un documento della Commissione europea dedicato a quelle che erano delle linee guida sulla comunicazione inclusiva. Un documento che poi, anche grazie a quello che è stato l'operato di Fratelli d'Italia, è stato ritirato, e all'interno di questo documento si presentavano una serie di linee guida per una comunicazione che doveva essere per l'appunto inclusiva. Peccato che all'interno di questo documento si cancellavano quelli che erano i nostri valori, si cancellavano quelle che erano le nostre tradizioni, si cancellava quella che era la nostra identità e si cancellavano anche delle norme di buon senso, come un saluto all'interno di un evento o di un'iniziativa che per l'appunto buongiorno signori e signore. Il tema di questa mattinata è estremamente importante perché richiama quello che è il titolo di questa manifestazione, Atreju, il Natale dei conservatori. E vorrei iniziare ringraziando Giorgia Meloni e ringraziando Fratelli d'Italia e tutti i giovani di Gioventù Nazionale, i parlamentari, i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali che hanno reso questa iniziativa possibile, nonché tutti i militanti e i partecipanti. Come sapete, il termine conservatore è un termine che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ha preso sempre di più piede in quello che è il mondo politico. In realtà si tratta di un'espressione, di un termine che ha una storia, una tradizione che affonda le proprie radici in quella che è una tradizione di carattere culturale nell'ambito italiano. Il problema è che politicamente il termine conservatore è stato un termine che ha avuto difficoltà ad essere applicato a quello che è un grande partito. Oggi Fratelli d'Italia sta compiendo un'operazione estremamente importante da un punto di vista politico, che è quella di adottare non solo un termine ed un'espressione, ma di adottare un pantheon di valori, che sono quei valori legati al mondo conservatore. E che cosa significa essere conservatori? Essere conservatori significa conservare per l'appunto dei valori, essere conservatori significa conservare quelli che Giuseppe Prezzolini definisce dei principi permanenti, significa voler difendere quello che è il valore della famiglia, significa voler difendere quella che è un'identità italiana, ma anche un'identità europea, laddove vi è una differenza tra il concetto di Europa, che è un concetto storico, è un concetto culturale, e il concetto di Unione Europea, che è invece un concetto di carattere politico, come vedremo anche nel corso di questa mattinata, con importanti ospiti da tutta Europa e da tutto il mondo occidentale. Al tempo stesso, essere conservatori non significa però essere reazionari o retrogradi. Molto spesso il conservatore viene confuso con il reazionario, ma il conservatore non è chiuso all'innovazione, il conservatore non è chiuso al futuro. E c'è un tema esplicativo da questo punto di vista su cui è importante che da qua ai prossimi mesi, da qua ai prossimi anni vi sia una proposta politica sempre più centrale su questo ambito, ed è legato al tema dell'ambiente. Non è vero che l'ambiente è un tema caro solo alla sinistra, così come non è vero che la cultura è solo ed esclusivamente di sinistra. Nonostante il tentativo di egemonia culturale
gramsciana di far sì che tutto il mondo della cultura, il mondo dei media, il mondo dell'istruzione fosse legato solo ed esclusivamente a una precisa parte politica, in realtà nel corso del Novecento sono esistiti importanti pensatori, importanti autori che hanno concretizzato quella che è una tradizione culturale di carattere conservatore. Il rischio però qual è? Il rischio che ad oggi, così come è avvenuto con la cultura, che la sinistra si è appropriata di questo tema, avvenga lo stesso con la tematica ambientale. Ed è compito di ognuno di noi evitare che ciò avvenga. Siamo di fronte a un momento storico in cui andiamo incontro ad un aumento di tasse sempre più consistente legato al tema dell'ambiente. Un aumento di tasse che interesserà tutti noi cittadini, ma al tempo stesso le piccole e medie imprese, le partite IVA, quel mondo che è il fulcro anche del sistema economico italiano. Quindi il conservatore vuole anche intercettare quelle che sono delle sfide del futuro. Al tempo stesso però vi è talvolta una preclusione nei confronti del mondo conservatore, perché il conservatore viene confuso con il liberale. In realtà tra il conservatore e il liberale vi sono una serie di differenze, vi sono dei punti in comune senza dubbio: la necessità di conservare quella che è la libertà individuale, tema fondamentale. Non è vero che il tema della libertà va in contrasto al tema della salute. Libertà e salute sono due valori costituzionali che devono convivere. Al tempo stesso l'importanza di abbassare la pressione fiscale, così come un altro tema centrale è quello della diminuzione della burocrazia. Vi sono però anche delle importanti differenze tra i conservatori e i liberali, e una di queste è il tema della comunità. Guardateci, noi oggi siamo una comunità di persone che condividono una serie di valori. E il mondo conservatore può davvero rappresentare, e mi avvio alle conclusioni per poi lasciare spazio ai nostri ospiti, il mondo conservatore può davvero rappresentare quello che è la destra del futuro. Può farlo perché il conservatorismo prende quelli che sono degli aspetti positivi, come detto, dal mondo liberale, ma tralascia determinate derive che esistono di carattere talvolta neoliberista, e al tempo stesso prende quelli che sono degli aspetti positivi del mondo sovranista. Penso alla tematica della sovranità nazionale, la battaglia sull'interesse nazionale, la battaglia sulla sovranità nazionale è una battaglia centrale per il pensiero conservatore. Tralascia però determinate derive anche nella comunicazione, che sono talvolta delle derive di matrice e di carattere populista. La sfida conservatrice è una sfida del futuro, perché è in grado di aprire la destra a nuovi mondi, è in grado di aprire la destra a persone, a realtà che fino a qualche mese o fino a qualche anno fa non guardavano a una proposta politica come quella di Fratelli d'Italia. Ma c'è un punto importante su cui non si può transigere, e sono i valori. Sui valori non si può transigere, i valori della destra e i valori dei conservatori devono rimanere quelli, e devono rimanere ben congrui, e non possiamo sdoganare. E non possiamo permetterci di sdoganare, come alcuni vorrebbero, quella che è una proposta politica di destra. Dobbiamo definirci ed essere orgogliosi di essere persone di destra. Dobbiamo essere orgogliosi di essere conservatori, e non dobbiamo costruire una destra che è immagine e somiglianza della sinistra, o una destra che abbraccia delle battaglie che la sinistra vorrebbe il mondo conservatore abbracciasse. È quindi fondamentale, davvero concludo, che si porti avanti una proposta politica di conservatorismo italiano. E questo è importante sottolinearlo. Vi sono dei punti in comune, lo spiegherà Rudolf Giuliani, lo spiegherà il nostro primo ospite, rispetto a quello che è un conservatorismo di matrice anglosassone, rispetto a quello che è un conservatorismo, se vogliamo, occidentale, statunitense. Vi sono senza dubbio dei punti in comune tra noi conservatori italiani e conservatori americani. Ma vi sono anche delle differenze. Il nostro è un conservatorismo di matrice latina, e lo spiegherà Jorge Buxadé. Il nostro è un conservatorismo di matrice italiana, che deve mettere sempre al primo posto quelli che sono gli interessi nazionali del nostro paese. E per farlo dobbiamo immaginare un'Italia che sia al centro dell'Europa, un'Italia che sia al centro del Mediterraneo, e un'Italia che abbia e gioca da qua ai prossimi anni un ruolo sempre più centrale in un'Europa che deve essere differente da quella attuale. Non i grandi Stati Uniti d'Europa, bensì un'Europa delle nazioni, un'Europa dei popoli, che sia basata sull'identità di ciascuno di noi. Io vi ringrazio e passo la parola. Grazie. Passo la parola al nostro primo ospite, che dovrebbe essere in collegamento. Benissimo. E è James Wharton, che è un parlamentare del Partito Conservatore inglese. È stato responsabile della campagna
elettorale di Boris Johnson. Come sapete, i conservatori inglesi hanno storicamente basato quello che è la loro offerta politica su tre pilastri, due pilastri storici e uno più recente. I due pilastri storici sono anzitutto l'abbassamento della pressione fiscale, quindi una tassazione più bassa, e il secondo pilastro è il tema della libertà, il tema della libertà individuale. E poi c'è un terzo argomento di cui Boris Johnson, già da sindaco di Londra, ma in particolare negli ultimi anni da primo ministro inglese, ha puntato, che è il tema dell'ambiente, quindi un tema del conservatorismo verde. Io vorrei chiedere quindi al parlamentare James Wharton, che ringrazio e saluto, se questa ricetta legata a una visione di conservatorismo verde, legata a una visione di abbassamento della pressione fiscale e al tempo stesso legata a una importanza, una centralità del tema delle libertà individuali, possa essere applicata anche al contesto italiano e possa valere anche per il mondo conservatore italiano. Thank you. Grazie. Innanzitutto vorrei scusarmi di non essere lì in presenza, ma ovviamente le sfide dell'ultima ondata di Covid ha voluto dire che in qualche modo ho dovuto cambiare ovviamente i miei progetti di viaggio, e sarei stato molto volentieri con voi in persona. È un argomento estremamente importante questo, perché che cosa vuol dire essere un conservatore o essere al centrodestra all'interno del dibattito politico? Questo chiaramente non ha a che vedere soltanto con i nostri partiti politici, non è soltanto il motivo per cui le persone scelgono di sostenerci nei nostri partiti. Questo deve essere al centro di tutto quello che noi facciamo quando andiamo al governo e le politiche che chiaramente sosteniamo. Io accetto che questo sia un argomento fondamentale. Essere conservatori nel Regno Unito è ben diverso da essere conservatore in Italia, che sarà diverso da essere un conservatore in altri paesi europei o magari negli Stati Uniti. Ma ci sono delle linee comuni, dei temi comuni che ci legano nella nostra prospettiva quando parliamo di quello che noi riteniamo debba perseguire un governo e una linea politica. Lei ha già parlato di questi temi, di questi valori che sottostanno al essere conservatori, ma direi che c'è anche un pragmatismo che va di pari passo con l'essere un conservatore, e questo è proprio al centro, al cuore del successo del nostro partito. Negli ultimi 200 anni il Partito Conservatore oggi è diverso nelle sue linee politiche rispetto al Partito Conservatore di 20 o 50 anni fa. Certamente il mondo è cambiato, ma non siamo zeloti per quanto riguarda la nostra ideologia. Spesso la sinistra ha delle visioni standardizzate che non si adattano al mondo che cambia attorno a loro, mentre noi come conservatori invece lo facciamo, perché noi siamo in grado di farlo, perché in linea di massima non siamo collegati o legati a delle politiche, ma piuttosto a una modalità, una visione del mondo. Abbiamo già sentito parlare di questi temi, quindi quando parliamo della libertà dell'individuo, quando parliamo della protezione di coloro che sono importanti per noi, per esempio noi nel Regno Unito e voi in Italia, che però sottostanno alle nostre politiche, ai valori della famiglia, che tiene insieme proprio il tessuto sociale. Per noi queste cose sono fondamentali, e quindi le linee politiche, le politiche che adottiamo per proteggere questi valori cambiano, devono cambiare nel tempo. E l'ambiente è proprio uno di questi temi. Spesso l'ambiente è stato visto, e i cambiamenti climatici sono stati visti come temi che sono dominati dalla sinistra, e spesso sono aree di politica che possono e devono interessare le prossime generazioni, ma non c'è nulla di più conservatore nell'essere in grado e voler proteggere tutto ciò che riguarda il nostro ambiente, come vogliamo proteggere tutto ciò che c'è di buono nella nostra società. Proprio conservare, conservatore, vuol dire proteggere tutto ciò a cui noi diamo grande valore, e senz'altro l'ambiente è uno di questi temi. La sfida consiste nel come affrontare i problemi che dobbiamo affrontare, appunto, per
che riguarda come il comportamento umano ha un impatto sull'ambiente, senza, come dire, usare delle politiche considerate tradizionalmente di sinistra. Quindi ovviamente ci sono delle soluzioni di libero mercato per i problemi ambientali, problemi che ovviamente sono di preoccupazione per la gran parte del nostro elettorato. Nel Regno Unito abbiamo trovato che i nostri grandi leader sono quelli, e devo dire, questo è un po' ovvio, ma spesso ci lo dimentichiamo, i leader sono quelli che fanno il leader, che guidano, e come conservatori dobbiamo avere una visione del mondo chiara, comprensibile e che la gente vuole sostenere. Quindi dobbiamo condividere i valori di coloro che hanno a cuore la comunità, la famiglia. Noi condividiamo i valori di coloro che, se vuoi lavorare e migliorare la tua condizione, il governo ti deve aiutare e aiutarti nel tuo viaggio. Noi condividiamo il valore di coloro che credono che se fai un errore il governo ti sosterrà, ma il governo non deve controllarti e indirizzarti in tutto. Questi sono i valori dei nostri tempi e questi valori devono essere riaffermati e rinnovati, perché con il Covid, come abbiamo visto, con la crisi finanziaria anche del 2008 e in cui un altro periodo in cui c'era un forte dibattito politico, col Covid abbiamo visto che i tempi sono difficili e la nostra società deve riadeguarsi. Vediamo un aumento della spesa pubblica, abbiamo visto un indebitamento sempre maggiore e un controllo sempre maggiore del governo sulla vita quotidiana delle persone. Certo, questo è stato a causa della necessità di proteggere le persone dalla pandemia, ma dobbiamo risviluppare e i nostri valori e sempre difendere la libertà individuale, proteggere ovviamente il nostro stato assistenziale, ma dobbiamo evitare che queste libertà vengano utilizzate nel modo sbagliato nei prossimi 5 anni, nel prossimo ciclo politico, quello che abbiamo davanti. C'è una rinnovata necessità per coloro che si occupano di questi valori di rivalutare i valori che sottostanno alle nostre società. Dobbiamo quindi trovare le narrative che ci legano e ci uniscono in modo di attrarre sempre più le persone che votano per loro e rassicurare le persone che i loro valori verranno protetti, e per ricostruire l'economia nella epoca e nel mondo post-Covid. Questa è la sfida che noi tutti dobbiamo affrontare, è una che noi conservatori sono assolutamente in grado di affrontare con flessibilità e pragmatismo. Data l'importanza di questi valori che condividiamo, saremo proprio noi a fare questo. E tutti i paesi fratelli in Europa saranno in grado di affrontare. Sarà un compito difficile, senz'altro, ma io non ho dubbio che troveremo delle soluzioni di successo e porteremo la gente con noi. So che Giorgia Meloni parlerà dopo, e lei è senz'altro un leader che potrà contribuire fondamentalmente a questo dibattito e a costruire questo programma non soltanto in Italia, ma a livello globale. Lavoreremo insieme, quindi, i partiti conservatori in tutto l'Europa e nel ACR condivideranno i successi, ma anche ovviamente potremo imparare dai nostri errori, e quindi avremo la possibilità di trovare la rotta giusta in questi tempi difficili, e i valori conservatori che mi hanno portato alla politica, hanno portato voi alla politica, dovranno essere protetti messi a disposizione dei nostri elettori. Grazie per avermi invitato a questa importante conferenza in un momento fondamentale. Molti dei dibattiti che avete avuto voi e quello di oggi ci aiuteranno a conformare la direzione che prenderemo per affrontare le sfide, e assolutamente tutto questo è più importante che mai al giorno d'oggi. Grazie. Grazie mille, thank you very much, Mr. Wharton. Prima di continuare vi chiederei di alzarvi e fare un minuto di silenzio per quelle che sono le vittime dell'incidente successo in Sicilia a Ravanusa.
Commissione Giovanità. Grazie. Una delle caratteristiche del pensiero conservatore, del conservatorismo in generale, è il fatto che non possiamo considerare il conservatorismo come un monolite. Esistono infatti tante anime, tante correnti che caratterizzano quello che è un pensiero conservatore. Ciò avviene senza dubbio all'interno di quelli che sono dei conservatorismi di carattere nazionale, quindi c'è un conservatorismo che possiamo definire liberal conservatore, ma c'è anche un conservatorismo tradizionale, c'è un conservatorismo sociale. Ma al tempo stesso questa caratterizzazione dei conservatorismi avviene anche a livello internazionale. Avviene senza dubbio nell'esistenza di un conservatorismo di matrice occidentale e avviene anche all'interno di un conservatorismo europeo. Ciò significa che quelle che sono le posizioni dei conservatori inglesi molto spesso hanno dei punti in comune con il conservatorismo italiano di matrice latina, ma hanno anche alcune differenze. E questo vale senza dubbio anche per quello che è il pensiero conservatore dell'Europa centrale, o perlomeno dell'Europa dell'Est, noi diremmo da italiani, ma è più corretto definirla Europa centrale. Come sapete, nell'Europa centrale ci sono due paesi che sono governati da due governi conservatori, da due governi di destra, che sono l'Ungheria e la Polonia. Questa mattina abbiamo un importante esponente, che saluto, del principale partito polacco, il partito PiS, il partito di governo polacco, nonché vicepresidente dell'ECR, che è Radoslav Fogiel. E quello che è interessante ascoltare da Fogiel, che tra poco invito sul palco a intervenire, è quanto sta facendo il governo polacco rispetto a quelli che sono dei valori di carattere conservatore. Come voi sapete, in Italia molto spesso, quando si sente parlare di Polonia, quando si sente parlare di Ungheria o dei paesi dell'Europa centrale, si leggono tante notizie che poi concretamente non corrispondono al vero e concretamente non corrispondono a quanto sta accadendo in quei paesi. Dobbiamo partire anzitutto da un presupposto, che è il rispetto dei popoli. Se un popolo decide di votare per un governo ed eleggere democraticamente un governo, noi dobbiamo rispettare quello che è il valore del popolo, il volere del popolo polacco. Nel momento in cui i polacchi decidono di eleggere un governo e questo governo porta avanti delle politiche che sono approvate nel Parlamento nazionale, abbiamo tutti noi il dovere di rispettare quelle che sono le volontà dei popoli e le volontà poi dei partiti di governo all'interno del contesto polacco. Molto spesso però che cosa accade? Molto spesso accade che noi occidentali, anche noi italiani, per fortuna non chi è presente qua oggi, ma una certa parte politica del nostro paese tende a voler giudicare gli altri popoli, tende a voler puntare il dito nei confronti degli altri popoli, senza tenere in considerazione il fatto che determinati paesi, e penso ai paesi dell'Europa centrale, hanno una storia differente dalla nostra, e senza tenere in considerazione che questi paesi, verso cui molto spesso si punta il dito, che giudichiamo, fino a 30 anni fa erano sotto una dittatura comunista. Noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Noi non dobbiamo mai dimenticare il fatto che polacchi, cechi, ungheresi, slovacchi lottano molto spesso per la loro libertà nazionale, per la loro identità nazionale, perché sanno che cosa voleva vivere sotto un totalitarismo, sanno che cosa voleva vivere in un paese, voleva dire vivere in un paese in cui non c'era la libertà. E quindi è importante, nel momento in cui giudichiamo quanto sta avvenendo in quei paesi, partire dalla necessaria premessa che la storia recente, ma anche passata, di questi paesi dell'Europa centrale è estremamente diversa dalla nostra. Con questa premessa io accolgo e invito a salire sul palco e accogliamolo con un applauso, Radoslav Fogiel.
che è anche vicepresidente dell'ECR, e voglio chiedergli per l'appunto quanto sta davvero realizzando, al di là di stereotipi, al di là di false notizie, quanto sta davvero realizzando il governo polacco nel vostro paese e nel suo paese. Thank you very much. The stage is for you. Thank you. Thank you, grazie mille. È un piacere trovarmi qui e un onore parlare a una folla così numerosa. Quindi innanzitutto grazie per avermi invitato e per ospitarmi in questa sede. Come è già stato detto da altri, i conservatori si presentano in tutte le forme e dimensioni. Abbiamo i conservatori liberali italiani, conservatori liberali, conservatori di vari tipi, policonservatori che possiamo dire. Però le cose importanti che abbiamo in comune sono l'amore per la tradizione e l'amore per i valori. Questo ci unisce. È questo il motivo per cui non dovremmo limitare la nostra influenza solo ai nostri paesi. Naturalmente le nazioni a cui apparteniamo sono le più importanti, sono preziose per noi. D'altro canto però non dobbiamo dimenticare che abbiamo un nemico comune, un nemico che è rappresentato da un fronte unitario ben collegato e che tenterà di distruggere tutto quello che per noi ha valore. È per questo che noi conservatori di tutto il mondo dovremo stare uniti e lottare insieme. Per quanto riguarda il mio governo, la politica del mio paese, diritto e giustizia è al governo da ormai 6 anni in Polonia. È il primo governo che è durato così a lungo, nel senso che abbiamo avuto un appoggio tale alle elezioni da poter avere un governo monopartito, cosa che non succedeva dall'89. E questo governo, naturalmente grazie a questa posizione, riflette il volere degli elettori. Che cosa possiamo dire delle politiche conservatrici che mettiamo in atto in Polonia? Metterei in luce 3 aspetti, soprattutto perché ce ne sono tanti, potremmo discutere per ore, ma sappiamo che di avere dei limiti di tempo. Innanzitutto, la famiglia, i valori che costituiscono, che tengono su la società. Abbiamo inserito delle misure pro-demografiche, le chiamiamo. Questa è una lotta che dobbiamo combattere tutti, senza delle riforme che tocchino la demografia. Non possiamo fare in modo che i nostri valori vengano conservati. Per esempio, ogni madre di 4 o più figli, una madre che dedica la propria vita alla famiglia e che preferisce tirare su i propri figli piuttosto che lavorare, avrà diritto a una pensione minima come ringraziamento per quello che ha fatto per il proprio paese e per la propria famiglia. Abbiamo anche deciso di dare maggiore libertà ai genitori. Sono loro a dover decidere quello che è meglio per i propri figli. Per cui stiamo mettendo in atto una riforma che consente ai genitori di dire no. Diamo loro un diritto di veto se una scuola vuole mettere in atto una politica
che non sia, diciamo, in sintonia con le politiche del governo. Dobbiamo proteggere le famiglie, dobbiamo proteggere i diritti dei genitori. Un altro pilastro importante della nostra politica sono le agevolazioni fiscali, la riduzione delle imposte. Su questo credo che non possiamo non essere d'accordo tutti quanti. Abbiamo quindi deciso di ridurre le imposte sulle società e di mettere in atto riforme favorevoli all'innovazione e agli investimenti. Esiste un'imposta che si chiama imposta sulle società, Estonia CIP. Quindi una società che continua a investire, a crescere, a favore a detrazioni fiscali, ossia non paga alcuna imposta fin tanto che investe per la crescita della propria impresa. L'altra misura è quella che chiamiamo IP Box. L'IP Box è un'imposta bassissima del 5% per qualunque azienda particolarmente innovativa e che si basi su tecnologie innovative e diritti di proprietà intellettuale. In questo modo vogliamo favorire la messa in opera di nuove tecnologie. Abbiamo anche deciso di ridurre l'equivalente dell'IRPEF dell'1%. Un'altra riforma incoraggia i giovani a cominciare a lavorare presto e incoraggia anche gli imprenditori ad assumere giovani. Ogni cittadino polacco che ha 26 anni o meno di 26 anni non paga imposte sul reddito. Quindi si esce dalla scuola, ci si laurea, ma non si paga nulla fino a 26 anni di età. Il terzo pilastro del nostro governo è una politica di difesa e estera transatlantica. La comunità transatlantica è fondamentale per la sicurezza non solo dell'Europa, ma del mondo. Stiamo modernizzando le nostre forze militari. Tutti i paesi NATO devono pagare il 2% per le spese, appunto, per contribuire alla NATO, e noi stiamo lavorando per ridurre questo importo, che ci sembra definitivamente, decisamente eccessivo, e quindi abbiamo bisogno di alleanze forti che ci proteggano. Per quanto attiene alla sovranità, un elemento è particolarmente importante per tutti noi. Per il momento parliamo della Polonia, ma chissà cosa potrà accadere fra un anno o fra cinque anni. Faccio riferimento al dibattito sul rapporto fra leggi nazionali costituzionali e leggi europee. La Costituzione polacca è la legge suprema della Polonia. Questo dovrebbe sembrare ovvio e naturale a qualunque paese. Ma i burocrati di Bruxelles non desiderano accettare questo principio. Vorrebbero che il diritto europeo fosse
diciamo, supremo rispetto alla nostra Costituzione, il che sostanzialmente è un principio che va contro qualunque regola democratica. La Costituzione è approvata dalla popolazione delle varie nazioni, Polonia, Italia, Spagna, Regno Unito. Il voto viene effettuato in maniera democratica. E questo dovrebbe essere il diritto che supera tutti gli altri in qualunque paese. È quello che abbiamo fatto, chissà cosa accadrà in futuro, potrebbe avere conseguenze per tutte le nazioni europee. Una volta ancora voglio sottolineare quanto sia importante eleggere dei governi conservatori, non solo nei nostri paesi, ma mantenere una rete, un network che ci faccia stare collegare e stare collegati e lottare per le cose giuste. È molto importante per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo noi conservatori. Molte grazie. Radoslav, this is a gift for you. It's a cup with the Atreyu logo. Yep. So it's a present for you from your Italian conservative friends. Un regalo dagli amici conservatori. Thank you very much. My morning coffee will taste even better right now. Really appreciate your speech. Nel suo intervento Fogel ha toccato una serie di aspetti che sono fondamentali, dal tema della famiglia, da delle politiche concrete per la natalità che vengono realizzate da quello che è il governo polacco, dall'importanza della centralità dei giovani all'interno di una società come quella polacca che ha un tasso di natalità in forte crescita grazie alle politiche che sono messe in atto dal governo polacco, e poi ha sottolineato l'importanza di quella che è una Costituzione nazionale che deve essere il faro che guida l'azione di ogni governo politico. Il prossimo ospite che voglio introdurre è un ospite che ha tanti punti in comune rispetto a quello che è una proposta politica e culturale di conservatorismo italiano, e sto parlando di Jorge Buxadé, facciamogli un applauso. Jorge Buxadé è il vicepresidente di Vox, un partito che anche in questo caso, come purtroppo nei confronti del Partito di Diritto e Giustizia in Polonia, è molto spesso presentato in Italia per quanto in realtà non è. Vox è un partito che è cresciuto tanto negli ultimi anni in Spagna e lo ha fatto portando avanti una offerta politica che è un'offerta politica in grado di parlare a tutta una fetta della popolazione, che è una fetta della popolazione che in passato votava anche per quelli che erano i partiti progressisti, votava per quelli che erano i partiti della sinistra, ma si è sentita progressivamente abbandonata da quelle che erano delle offerte di carattere politico di sinistra, e lo stesso è avvenuto nelle periferie, in tanti piccoli centri di provincia, anche in Italia. Vox è stato quindi in grado di intercettare attraverso un'offerta valoriale di carattere conservatore tutto un elettorato che in passato votava a sinistra e ad oggi vota per Vox, ma al tempo stesso Vox è un partito che pone la tematica della centralità nazionale come un argomento dirimente e fondamentale rispetto a quella che è l'offerta politica di Vox, e Vox è un partito che considera la Spagna come una nazione che deve avere dei rapporti privilegiati rispetto a quello che è il mondo latino ed in particolare rispetto a quelli che sono i paesi dell'area mediterranea. Tra noi e gli spagnoli ci sono tanti punti in comune, abbiamo una identità latina comune, e entrambi, sia come Fratelli d'Italia sia come Vox, entrambi i partiti hanno la volontà di immaginare un'Europa differente rispetto a quella attuale, un'Europa che sia basata per l'appunto sulle nazioni. E per farlo sia Fratelli d'Italia che Vox immaginano una grande alleanza che sia una grande alleanza di stampo latino, immaginano una grande alleanza di stampo mediterraneo che vada a contrastare per esempio un fenomeno come quello dell'immigrazione irregolare che riguarda tanto noi italiani nel sud Italia, ma in particolare in Sicilia e a Lampedusa, quanto gli spagnoli in particolare in quella che l'area di Ceuta e Melilla. Quindi io accoglierei con un grande applauso Jorge Buxadé. Jorge. È
Es un placer verte aquí. Bienvenido. Bienvenido. Y Jorge, quiero preguntarte si para ti es posible construir juntos una grande alianza de los conservadores italianos y los conservadores españoles y también si podemos construir juntos un conservadurismo que es un conservadurismo de matriz latina y si es posible juntos cambiar esa Europa. Entonces, construir una Europa de las naciones y una Europa de los pueblos. Gracias. Grazie Francesco. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Un saluto a Giorgia. Io sono molto molto fortunato. Uno in Italia, Giorgia Meloni, presidente dell'ECR. Giorgia Meloni, presidente dell'ECR in Italia. Ho due capi, uno è lei, l'altro? Io, per supuesto, Santiago Abascal, il leader del mio partito. Ora si trova in Brasile con Bolsonaro per creare appunto questa alleanza di partiti conservatori contro il comunismo che vuole distruggere la libertà nelle nazioni americane. Effettivamente, Spagna e Italia sono in realtà la Spagna e l'Italia sono due grandi nazioni europee che sono in qualche modo eredi della stessa tradizione, dello stesso pensiero politico. È in Spagna e in Italia che si è formata l'idea che l'Europa sia una sintesi fra il diritto romano, la filosofia greca e la spiritualità di Cristo in croce. Questo lo vediamo in ogni monumento, in ogni chiesa, in ogni palazzo. In Italia e in Spagna, per esempio, non ci sono state guerre religiose. È stato a Trento, una città italiana, che l'umanismo tradizionale ispanico è diventato la dottrina ufficiale dell'intera Europa. E ora la Spagna e l'Italia rappresentano una speranza per l'Europa intera. Proprio come i paesi dell'Europa dell'Est hanno costruito sopra Visegrad un fronte netto a difesa della sovranità e dei confini d'Europa, l'Italia e la Spagna debbono farsi a capo di un'alleanza mediterranea, di un fronte comune in difesa della frontiera meridionale d'Europa. La frontiera meridionale d'Europa è quella più minacciata. È minacciata dall'islamismo radicale, estremista, che con l'aiuto delle mafie che gestiscono il traffico di esseri umani e con la complicità dei partiti di sinistra, liberal e dei falsi partiti di destra, hanno invaso le nostre strade, le nostre città, mettendo in pericolo la convivenza, l'ordine sociale e l'equilibrio delle nostre istituzioni. La frontiera meridionale è quella più minacciata anche dall'arrivo massiccio di prodotti esteri che concorrono in maniera sleale contro i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri industriali. In Spagna, l'entrata massiccia di prodotti marocchini, turchi o sudafricani minaccia la sopravvivenza di migliaia di piccoli
agricoltori, di piccoli produttori, e tutto questo sotto gli occhi complici delle élite belghe che ripetono il mantra dell'equo commercio e della catena dei valori, cedendo i propri diritti tramite accordi commerciali a favore del Sud. Non è un commercio equo quello che costringe i nostri produttori a adeguarsi a norme assurde imposte dai lobby a favore del clima, dalla sinistra animalista, mentre dall'altro lato del Mediterraneo i nostri concorrenti non adempiono ad alcuna norma ambientale, fitosanitaria o legata al lavoro. E oltre a questo ricevono miliardi di euro dall'Unione Europea. Mentre i verdi, gli uomini di sinistra e i liberal dell'Europa centrale e settentrionale parlano di salvataggio a mare, noi nella frontiera meridionale sappiamo perfettamente che le ONG sono complici delle mafie e che hanno trasformato il nostro mare Mediterraneo in un'autostrada per un'immigrazione illegale, massiccia e disordinata. La Spagna e l'Italia, i Fratelli d'Italia e Vox, hanno la responsabilità di mettersi a capo di un movimento sociale e patriottico che metta l'uomo, la famiglia e la patria laddove essi meritano. La nostra responsabilità è quella di costruire un'alleanza che difenda i confini, le abitudini e le tradizioni della nostra storia e della nostra cultura mediterranea. Insieme alla Grecia, a Cipro, ai Balcani, alla Francia e al Portogallo, dobbiamo dire forte e chiaro che esiste un'Europa del Sud che non sarà distrutta da un consumismo malato, dall'ideologia di genere o dalla cultura della cancellazione, la cancel culture. L'Europa non è Bruxelles e Berlino. L'Europa è composta dalle sue nazioni del Sud, le nostre nazioni minacciate da un globalismo che uniforma e impoverisce, un individualismo radicale che va contro il nostro modo di vivere. Alla frontiera meridionale, in Italia, in Spagna, la comunità, la famiglia, il comune, quel pezzo di terra dove siamo nati, sono parte di noi stessi. Ed è per questo che non permetteremo che tutto ciò venga spazzato via dal freddo vento dell'agenda globalista. Dobbiamo ritrovare l'amore per il locale, il rispetto per la famiglia, l'orgoglio per la patria. Sulla frontiera meridionale, la battaglia per l'Europa viene combattuta ora, adesso, come viene combattuta sul confine della Polonia con la Bielorussia. Dobbiamo costruire un'alleanza forte fra l'Italia e la Spagna, includendo altre nazioni mediterranee, fra Giorgia e Santiago Abascal, un'alleanza che, unita alle altre nazioni del Mediterraneo, difenda lo stesso cristianesimo che i soldati polacchi stanno difendendo sulla frontiera con la Bielorussia.
E si può fare. Perché l'avversario ha tanti soldi, ma poco coraggio e soprattutto ha torto. Dobbiamo costruire un'alternativa, difendere il paesaggio, le campagne, le comunità locali, il nostro patrimonio storico e culturale, rivendicando la sovranità energetica e la sovranità alimentare per le nostre nazioni, senza fare affidamento su potenze estere. Commercio sì, sottomissione no. Concludo dicendo che un'alleanza che si opponga a questa Europa federale dei burocrati, che credono che la politica sia un foglio Excel. Noi sappiamo che politica vuol dire anima, passione, tradizione, fede. Quindi inondiamo l'Europa col Mediterraneo. Umanizziamo l'Europa. Viva l'Europa, viva l'Italia e viva la Spagna. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Tienes que saber que aquí tú eres siempre en casa. Grazie mille, sappi Jorge che qui sarà sempre casa tua. Jorge, devi sapere che qui sei sempre a casa tua. Davvero grazie a Jorge Buxadé per il suo discorso in cui hai toccato tanti punti che davvero accomunano quella che è una visione spagnola rispetto a quella che è una visione italiana. Il tema delle frontiere è fondamentale. Dalla difesa delle frontiere passa la difesa della nostra identità, passa la difesa della nostra identità nazionale, ma anche la difesa della nostra identità europea. E poi hai toccato un altro argomento fondamentale che sta a cuore a tanti italiani, ed è il tema dell'agricoltura, il tema di tanti piccoli agricoltori che in particolare nel sud Italia, in Sicilia, sono costretti a lasciar cadere le arance, i limoni dagli alberi perché importiamo dal Nord Africa della frutta senza sapere che cosa mangiamo, senza che vi siano dei controlli di carattere sanitario, e andiamo a distruggere non solo un tessuto economico ma anche un tessuto identitario, perché noi comunque siamo una civiltà contadina e dobbiamo essere orgogliosi. E lo stesso avviene in altre aree che hai toccato nel tuo discorso, come per esempio i Balcani, in cui delle potenze come per esempio la Cina o la Turchia stanno prendendo quello che era lo spazio che storicamente l'Italia ha avuto, e lo stesso vale per il Mediterraneo. Per questo anche da un punto di vista non solo economico ma anche geopolitico è fondamentale che vi sia una forte alleanza tra i nostri popoli, così come è fondamentale che vi sia una difesa di quelli che sono dei valori non solo di carattere europeo ma più ad ampio raggio di carattere occidentale, nel senso che l'Europa fa parte di un più grande insieme che è l'Occidente, e l'Occidente è costituito senza dubbio da noi europei ma anche da quello che è il mondo americano e anche da quello che è il mondo israeliano. E ci fa quindi particolarmente piacere avere qua presente Raf Granot, che invito a salire sul palco con un applauso come sempre. Hello Raf. Raf Granot è responsabile del Likud, che è, come sapete, il principale partito conservatore israeliano. E vogliamo chiedergli quali sono, a tuo giudizio, dei punti fondamentali per una difesa dei valori occidentali. We want to ask you which are the main important topics to defend our Western values. So thank you, the stage is for you. Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno, Atreyu. Sono estremamente soddisfatto di essere qui. Sono molto contento di essere qui con Fratelli d'Italia e con il partito di Giorgia Meloni.
Magari vi potete chiedere che cosa può portare il Likud qui a questo consesso. Ecco, il fatto è che i conservatori mettono la famiglia al centro dei propri valori e voi, amici, siete la mia famiglia. Sono così contento di condividere con voi tantissimi valori e quello principale che condividiamo è la libertà di parola, la libertà dei mercati, la libertà e la sicurezza. Questo è quello che ci tiene uniti come famiglia. Sapete, alcuni ci dicono che questo è un effetto naturale del commercio. E l'esempio perfetto è l'accordo di Abramo, cioè l'accordo tra Israele e i paesi arabi. E vi dico perché. Perché per anni, per tantissimo tempo, i nostri paesi hanno investito trilioni di dollari nelle zone circostanti e non abbiamo avuto niente in cambio. E adesso, come vi ho detto, alla Knesset vogliono investire negli startup degli Israele perché in questo modo potranno ottenere degli utili. E questo vuol dire che l'Israele, il Marocco, il Sudan e altri paesi possono collaborare. Vedo tante persone qui. E voi giovani sarete il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa. E spero che questo continuerà. Noi giovani continueremo questa collaborazione e voi sarete la pace, i salvatori. Grazie, grazie della vostra attenzione. Thank you very much, Raf. Grazie. Raz. Thank you for your speech. Grazie. Grazie mille. Il prossimo ospite non ha nemmeno bisogno di essere introdotto. Ed è, se vogliamo, eccolo. Non rubo spazio a Rudolf Giuliani, già sindaco di New York, icona del mondo conservatore americano. Mr. Giuliani, can you hear us? Yes, tell me again. I can hear you just fine. How are you? Perfetto, great. Assolutamente. Come state? We are fine. Welcome to the Conservative Italian House, Atreju. Benvenuto alla casa dei conservatori italiani, Atreju. Vedo tantissime persone. Yeah, it's full of people. They want to listen sì, to you. So siamo tantissimi, vogliono ascoltarla, quindi prego. Sono pronto. Innanzitutto sono molto dispiaciuto di non essere lì con voi, ma ovviamente sono stato impedito da farlo da due cose. Un buonissimo amico che si è occupato anche dei miei figli quando ero sindaco di New York, purtroppo è venuto a mancare. E mio figlio ha avuto una bambina ieri che si chiama Grace. E il mio figlio e chiaramente e sua moglie sono estremamente felici, ma vi dico anche che parteciperà alle elezioni per il governatore di New York.
per andare a sostituire quello che già sappiamo è stato una persona molto discussa. Quindi a novembre parteciperà alla corsa per le elezioni a New York e diciamo che è a capo della a capo quindi del suo partito per questa prestigiosa carica. E chiaramente sapete che io sono una persona molto discussa, quindi segue suo padre, perché ho sostenuto Donald Trump e l'ho sostenuto dal giorno in cui è iniziato la sua campagna elettorale. L'ho conosciuto per 30 anni, lo conosco da 30 anni. E è stato un membro di grande importanza che ha sostenuto la comunità di New York e poi è diventato un amico caro. E quindi quando chiaramente, dato che io ero già in carica come sindaco e lui voleva diventare governatore, e lui mi ha chiesto per il mio aiuto e nel 2016 è stato eletto. E poi devo dire, abbiamo avuto i 4 anni migliori che l'America ha mai avuto. Se ne può discutere, ma a livello economico all'inizio del 2000, prima della eccezionale, avevamo alti stipendi, poca disoccupazione, partecipazione delle minoranze etniche, diciamo che la performance in borsa era a livelli record, la prosperità. Come l'America aveva conosciuto 8 anni dell'orribile gestione economica di Obama. E poi per quanto riguarda l'Italia, noi eravamo leader nel mondo. Diciamo anche soltanto un anno fa, quando il presidente Trump è stato coinvolto in quella controversia sulle elezioni, fino al giorno in cui ha lasciato la sua carica, non c'era nessuno che potesse, diciamo, cominciare a fare problemi con gli Stati Uniti. La Cina, la Russia facevano qualche cosa come quello che ha fatto dopo rispetto a Taiwan, fino al momento in cui Trump era presidente, certamente no. E la Corea del Nord? Quel tizio? Non so se è stato Trump che di fatto l'ha fatto perdere peso, ma quel tipo ha considerato quasi il presidente Trump come un padre. Adesso invece comincia a lanciare missili nell'oceano Pacifico. Iran, che parliamo dell'Iran, di fatto c'era una protesta dopo l'altra, e lo so perché ho lavorato con i gruppi di protesta dissidenza dell'Iran e quindi so molto di quello che succede all'interno dell'Iran. Quando il presidente Trump era in carica, ha sostenuto i dissidenti, perché Obama e Biden di fatto hanno girato le spalle. E c'era una protesta dopo l'altra in Iran per 4 anni. L'economia era in uno stato disastroso e c'erano i dimostranti che portavano i cartelli per strada, che dicevano, e c'erano coloro che ritenevano che il governo dovesse essere mandato a casa, mentre adesso si parla del ridicolo accordo che concerne la loro potenza nucleare. Ma il fatto è che Donald Trump ha tenuto l'America prospera e ha assicurato la sicurezza del mondo. Joe Biden affronta una crisi dopo l'altra. L'economia è peggiorata, l'inflazione è la peggiore dell'ultimo periodo, e in tutto il mondo tutto ci sfida.
la Russia ci sfida in Ucraina, la Cina ci sfida a Taiwan e anche abbiamo un problema vicino al Giappone e la Corea del Nord ancora una volta ha ripreso i suoi lanci di missili in modo che questi possano raggiungere gli Stati Uniti, per non parlare dell'Iran, che a quanto pare è soltanto a un mese di distanza da diventare una vera e propria potenza nucleare. Chiaramente sostengono il terrorismo e non soltanto contro gli Stati Uniti, ma anche contro l'Europa. Sono stato minacciato due volte dagli iraniani. Ma questo succede anche in Europa. Quando ero in Albania, 3 anni fa, per esempio, e mi hanno mandato un comando con degli esplosivi e ho visto che c'erano dei progetti per ucciderci e in un'altra occasione ed ero proprio con il capo del gruppo dei dissidenti e avrebbero realizzato un'esplosione e quindi che avrebbe ucciso me e altri dignitari americani. Questo sarebbe stato dopo 2 giorni. Stavano anche organizzando un attentato a Parigi che avrebbe colpito tanti cittadini francesi, anche italiani. E anche lì questo avrebbe causato un attacco che avrebbe colpito me e molti dei vostri dignitari che sostengono l'indipendenza iraniana. Quindi i tempi sono difficili e coloro di noi che vedono il mondo come lo vediamo noi, cioè che il governo migliore è un governo con dei limiti, un governo che ha molto rispetto per i diritti delle persone e che non è arrogante rispetto alle prerogative del governo, un governo che capisce che il proprio ruolo non è di dettare regole o di imporre obblighi, ma piuttosto che il suo ruolo consiste nel persuadere e di convincere. Siamo una democrazia, voi siete una democrazia. E si dettano le regole in una dittatura. E lo posso dire perché sento di parlare dagli amici degli Stati Uniti ed è perché è noto nel mondo ed è stato scritto in tutto il mondo. Stiamo diventando una nazione che è vicina a qualche cosa che assomiglia a una dittatura. E anche voi, quando si decide di chiudere un paese, non è più una democrazia. Qualcosa come chiudere o le persone nelle proprie case, non farli realizzare la propria attività imprenditoriale, non farli entrare nelle chiese. Questa è una decisione che deve prendere la gente, non i suoi rappresentanti, non il governo. Si costringono le persone a rispettare queste regole e se fosse così non vedremmo le dimostrazioni che vediamo in America, in Italia, in Francia e non vedremmo le dimostrazioni che voi vedete qui negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi nell'Unione Europea. Ci sono delle opinioni estremiste di sinistra che e seguono quasi pedissequamente le versioni di Marx, Engels, Lenin e Mao rispetto a come si sottopone a una regola imposta dall'alto alla gente. Ed ecco perché dobbiamo reagire nell'unico modo in cui dobbiamo farlo, politicamente. Lo dovete fare voi alle elezioni ed è veramente tempo che l'Italia abbia un governo che sia costruito sui principi conservatori.
Non parlo di un rinascimento come quello storico, però magari potrebbe essere un rinascimento, quello che per esempio è stato sperimentato nel Regno Unito nel tempo di Margaret Thatcher o durante il tempo negli Stati Uniti di Ronald Reagan e Trump. Avete bisogno di una interruzione rispetto a questi governi di sinistra ispirati dalla dottrina marxista e la patria hanno ancora nel cuore un grande amore dei loro paesi di provenienza in Europa. E chiaramente il mio è l'Italia, ma ci sono americani che provengono dall'Irlanda, dalla Belgio, dalla Gran Bretagna, eccetera, eccetera, la Svezia. E tutti hanno amore e sono preoccupati rispetto ai governi di sinistra che sono così incompetenti in Europa. E come che sembrano incapaci i governi socialisti e improvvisamente, e devo dire mi preoccupo per me e per noi, perché la stessa cosa sta succedendo anche a noi, vuol dire che dobbiamo veramente unirci, stare insieme, siamo dalla stessa parte, perché non soltanto gli Stati Uniti, non soltanto l'Italia o la Francia, l'Europa, ma il resto del mondo ha bisogno di un, come dire, risorgimento, un risorgere della libertà, del libero mercato, del mettere l'essere umano al centro e di interrompere questo dettare le regole per liberare l'anima, per avere un sogno di grandezza e da questo sogno creare. E anche se non si raggiungerà la ricchezza, ci sarà comunque la capacità di aiutare gli altri e dobbiamo renderci conto che coloro che creano posti di lavoro sono gli eroi dell'economia e non i nemici dell'economia. E quelli che non lo fanno vanno persuasi, bisogna persuadere della necessità del lavoro. È uno dei problemi che dobbiamo affrontare adesso, consiste il Partito Democratico di sinistra, democratico, a sinistra dei vostri partiti socialisti. Le spese, le tasse che stanno imponendo sono qualcosa che non sarebbe possibile neanche all'interno di un partito o di un regime comunista. E raddoppieremo il nostro indebitamento, spenderemo di più per le ultime due leggi che sono state approvate, che non tutto del paese, alcuni effetti per la corruzione, per esempio un progetto di treno da New York a qualche altro posto. Io come sindaco ho fatto una trattativa e ho raggiunto un contratto con un'azienda privata e questo ha funzionato benissimo, ma se un governo democratico realizza questi negoziati, di fatto il prezzo raddoppierà o triplicherà, perché avremo poi tutta una serie di bustarelle che verranno Abbiamo qualche problema di connessione. Mr. Giuliani, we can't hear you fine. So, allora direi. Non la sentiamo bene, Sindaco Giuliani. Volete farmi una domanda? No, volevamo ringraziarla perché purtroppo ci sono alcuni problemi di connessione, talvolta salta la linea durante il suo intervento, però abbiamo capito quelli che sono i passaggi principali e la ringraziamo davvero molto. Il suo intervento è stato molto importante. Ringraziamolo con un applauso. Did I go over my time? Ho parlato troppo lungo?
Era perfetto il suo intervento. Tra l'altro, ricordiamo le sue origini italiane. Lei viene da una famiglia originaria di Marliana, che è un paese in Toscana, quindi ci fa doppiamente piacere il suo intervento. E vogliamo anche ricordare ed esprimere quella che è la nostra vicinanza a tutte le vittime dei tornado che purtroppo in questi giorni stanno colpendo gli Stati Uniti. Ok. Mister Giuliani, la ringraziamo nuovamente, per noi è stato non solo un piacere ma un vero onore poterla ascoltare e speriamo ci siano altre occasioni, la aspettiamo in Italia dal vivo perché ha davvero tanti amici e tanti fan che la seguono nel nostro paese. Thank you very very much. Grazie mille. È stato un grande onore parlare con voi e spero veramente di essere lì di persona presto. Grazie ancora. Merry Christmas. Buon Natale. Buon Natale anche a lei, se si può ancora dire, però noi lo diciamo. Bene, continuiamo con quelli che sono i nostri ospiti italiani. E intanto porto i saluti di Marcello Veneziani, che per motivi di salute purtroppo non è presente con noi questa mattina. Ma avremo altre occasioni sicuramente di poter ascoltare Marcello, nonché leggerlo come facciamo tutti quotidianamente sui quotidiani e non solo. Il prossimo ospite che vorrei introdurre è il professor Giovanni Orsina. Prego, professore. Politologo, nonché editorialista, nonché importante docente universitario. Buongiorno, professore. E quello che le vorrei chiedere, che le vorremmo chiedere, lei ha un'estrazione, se vogliamo, di carattere liberale classico. E quindi ci piacerebbe capire quelli che sono i punti in comune tra il mondo conservatore e il mondo liberale classico, ma anche quelle che sono alcune differenze. Hayek, uno dei padri del liberalismo, scrisse un importante saggio, Why I'm not a conservative, perché non sono un conservatore, spiegando quelle che sono le differenze. E c'è un ulteriore punto che credo sia a cuore a tutti noi ed in particolare a ogni studente che ha a che fare con il mondo universitario, ed è il tema della libertà di espressione, della libertà di parola, che è sancita all'articolo 21 della nostra Costituzione, che talvolta, per una deriva, se vogliamo, del politicamente corretto, mette anche in difficoltà determinate posizioni all'interno del mondo universitario e mette proprio in discussione quello che è un cardine invece del principio della didattica, che è proprio la libertà di poter esprimere le proprie opinioni e i propri pensieri. Quindi vorremmo una riflessione anche su questo tema. Prego, professore. Allora, grazie innanzitutto dell'invito. Ringrazio molto. E avere il coraggio di invitare un professore universitario una domenica mattina è veramente un coraggio notevole. E io purtroppo, come lo scorpione dell'apologo, sono strutturalmente professore, quindi adesso vi beccate il professore, ma vi prometto che starò in tempi molto stretti, sarò un professore succinto. Allora, due ragionamenti e risponderò anche alle domande di Francesco. Perché oggi c'è bisogno di conservatorismo? Prima parte del ragionamento, quali sono le sfide principali o alcune delle sfide principali che un conservatorismo deve affrontare? Perché c'è bisogno di conservatorismo innanzitutto? Ma perché nel conservatorismo c'è una componente, direi così, reattiva. Il conservatorismo è un pensiero del limite, del contrappeso, del riequilibrio, si fonda sullo scetticismo, sulla prudenza, sulla consapevolezza che la condizione umana ha dei confini stretti e impossibili da superare. Il conservatore è tendenzialmente pessimista. Del cambiamento vede più facilmente i rischi delle opportunità. Non lo avversa a priori, ma lo maneggia con estrema cautela. E in questo assomiglia abbastanza al liberale, o almeno un certo tipo di liberalismo. Perché oggi c'è la necessità di frenare, di riequilibrare? Credo che ci siano almeno due ragioni per questo. La prima è davanti a tutti noi. Il cambiamento storico sta accelerando in una maniera veramente incredibile, accelerato in maniera incredibile almeno negli ultimi 50 anni. Questa accelerazione ha generato opportunità straordinarie, ma ha anche generato paura, sconcerto. Le persone non vogliono perdere i frutti positivi del cambiamento, ma non vogliono neanche pagarne però le conseguenze negative. La seconda ragione per la quale c'è bisogno di riequilibrio è che le culture progressiste in questi ultimi anni in particolare si sono molto radicalizzate e sono andate oltre i limiti del buonsenso.
Intendiamoci, lo dico a una platea di conservatori, il progressismo è buono ed è necessario. Un ordine politico sano prospera sul rapporto equilibrato fra progresso e conservazione. C'è bisogno di tutti e due gli elementi. E però il rifiuto indiscriminato della storia e la cancellazione rabbiosa delle sue vestigia, l'ossessione con il razzismo e il maschilismo presunti sistemici, non la denuncia o la lotta contro, l'ossessione, il mettere quello come unico elemento centrale. La condanna, e qui vengo anche al discorso di Francesco, paratotalitaria di qualsiasi opinione o anche distratta e innocente affermazione, fuoriescano da un campo del dicibile che si va stringendo sempre di più. Tutto questo non è progressismo, tutto questo è una degenerazione patologica del progressismo, rispetto alla quale c'è bisogno del controbilanciamento conservatore. In positivo, finora ho detto perché il conservatorismo è negativo, in positivo credo che oggi il conservatorismo possa basarsi sulla difesa del radicamento, e voglio citare un gigante del Novecento, un gigante del pensiero e dell'azione, Simone Weil, sul radicamento. Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'anima umana. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall'ambiente. A ogni essere umano occorrono radici multiple, ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente. La difesa del radicamento, questo credo sia un elemento importante per un conservatorismo del XXI secolo. Velocemente, quali sono le tre sfide, secondo me, che il conservatorismo però deve affrontare? La prima: se il progressismo si è radicalizzato eccessivamente, sarebbe un errore per il conservatorismo radicalizzarsi in maniera simmetrica. Il conservatorismo è misura, è equilibrio. Io non direi che la non violenza sia una caratteristica tipica o esclusiva del conservatorismo, però di fronte al montare della violenza ideologica dei nostri tempi, una risposta alta sarebbe senz'altro un conservatorismo non violento, che sullo scetticismo fondi una postura pacata, tollerante e accogliente. E non deve radicalizzarsi il conservatorismo, naturalmente, perché noi stiamo parlando di conservare i valori dell'Occidente, e la degenerazione del progressismo è una conseguenza distorta, ma non del tutto illogica, della modernità. Insomma, è difficile gettare via l'acqua sporca salvando il bambino, è un'operazione difficile ma che va fatta. E se il progressismo degenera in forme paratotalitarie, il conservatorismo rischia di degenerare in forme paraautoritarie, e nell'un caso e nell'altro i valori occidentali sono in pericolo. La seconda sfida ha a che vedere con la sovranità nazionale. È evidente che un conservatorismo che abbia a cuore il radicamento di cui parla Simone Weil, oltre alla democrazia, fatto non proprio secondario, non può non valorizzare la dimensione nazionale. Il problema è che, come la rana di un altro apologo, la sovranità nazionale è stata bollita nella pentola della globalizzazione ormai dalla fine grossomodo degli anni 70, una quarantina d'anni abbondanti. L'acqua ormai è diventata rovente, e tirar fuori dalla pentola il povero batrace, che è mezzo cotto, pone dei problemi immensi, non dei problemi irrisolvibili, ma dei problemi immensi. Insomma, centrare sulla nazione è un'operazione, per chi vuol difendere il radicamento, fondamentale, ma congiunturalmente, nella nostra fase storica, è un'operazione molto difficile, è una grande sfida. Questo ragionamento vale ovviamente anche per l'Europa. È del tutto legittimo pensare che l'Unione in generale e l'euro in particolare siano stati mal costruiti, credo che non ci sia nessuno che non lo pensa. Il problema è: che cosa facciamo adesso? Adesso l'Europa è in mezzo al guado, troppo nazionale per quanto è comunitaria e troppo comunitaria per quanto è nazionale. I federalisti vogliono ovviamente arrivare sull'altra sponda, e credo sottovalutino i notevolissimi problemi che ci sono per arrivare all'altra sponda,
Ma come tornare indietro? Credo che questa sia una domanda centrale. Qual è il prezzo che pagheremmo per tornare indietro e torniamo a che cosa? Perché la sponda dalla quale siamo partiti è molto cambiata nel frattempo e quindi è molto difficile immaginare dove torniamo. E questo naturalmente vale in particolare per il conservatorismo italiano, per il ruolo che l'Italia ha avuto nella costruzione europea e il ruolo e l'importanza che l'Europa hanno per l'Italia. La terza e ultima sfida riguarda l'economia ed è emersa molto anche negli interventi che mi hanno preceduto, anche delle differenze in certi interventi, in particolare, diciamo così, fra le due sponde dell'Atlantico, la Spagna e gli Stati Uniti. La terza sfida riguarda l'economia. È evidente che una valorizzazione del mercato e dell'iniziativa economica individuale, una valorizzazione prudente, scevra di fondamentalismi, ma tutto sommato però una valorizzazione, non può che essere un elemento fondante del conservatorismo contemporaneo, soprattutto dopo gli anni Ottanta, soprattutto dopo Reagan e Thatcher. Ma proprio le contraddizioni del thatcherismo evidenziano un punto: il mercato è un distruttore del radicamento, di quel radicamento di cui parlavo prima citando Simone Weil. Forse è il distruttore più potente che ci sia. Ecco, questa mi sembra la terza sfida fondamentale del conservatorismo del XXI secolo: far convivere il radicamento con il mercato aperto, cercare di far vivere la libertà economica con la tutela delle radici locali dei popoli e delle persone. Questa mi sembra la terza grande sfida. Vi ringrazio molto. Grazie. Grazie professor Orsina, grazie mille per il suo intervento. Ci sono tanti punti condivisibili, come per esempio la necessità di una proposta di carattere conservatore che sia credibile sia nelle modalità di comunicazione sia nei temi. Credo che Fratelli d'Italia stia andando in questa direzione e stia portando avanti una proposta di stampo conservatore che proprio abbia la volontà di intercettare anche quanto lei diceva nel suo discorso. E senza dubbio una delle tematiche più importanti anche da un punto di vista esterno è quello della comunicazione. La tematica della comunicazione diventa fondamentale nel momento in cui si vuole cercare di raggiungere il più ampio numero di persone possibili legate a quelli che sono i valori cari al mondo conservatore. Invito quindi sul palco Giampaolo Rossi e lo accogliamo con un applauso. Docente universitario, già consigliere di amministrazione della RAI. Buongiorno Giampaolo. Giampaolo, io credo che stiamo vivendo un po' un paradosso, secondo cui quelli che sono dei valori cari al mondo conservatore, che sono anche dei valori, se vogliamo, di buon senso, perché il pensiero conservatore si basa poi su quello che è il buon senso, e il buon senso che è condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani, però il paradosso che stiamo vivendo è il fatto che in certi ambienti, nel mondo della comunicazione, nel mondo dei giornali, in certi media, è difficile far sentire la voce dei conservatori, è difficile far passare un determinato messaggio di valori che sono invece condivisi molto spesso dalla maggioranza degli italiani. Questo avviene probabilmente perché c'è una minoranza che impedisce la diffusione di determinati pensieri. Ecco, volevo chiederti anche in base a quella che è la tua esperienza, sia in ambito universitario ma soprattutto anche in ambito mediatico, come è possibile, come possiamo fare per far sì che questi valori, per queste istanze di buonsenso possano arrivare al più ampio numero di italiani, e come è possibile cercare di fare in modo che vi sia una contronarrazione, se vogliamo, la costruzione anche di un mondo mediatico che risponda a quelli che sono una visione di carattere conservatore. Prego Giampaolo. Grazie Francesco, grazie a voi innanzitutto di essere qui. E come dicono i relatori, quelli che sono bravi, sarò breve, anche perché una delle qualità dei conservatori in realtà è il dono della sintesi. In genere sono i progressisti quelli prolissi, quelli che si legano alle ideologie. E è una domanda molto interessante che richiederebbe ovviamente una discussione molto ampia sul ruolo di condizionamento e anche di stortura della realtà che il sistema dei media costruisce quotidianamente. E io proverò a rispondere alla domanda di Francesco partendo da un'altra considerazione. Fino adesso abbiamo provato a ragionare su che cos'è il conservatorismo. Io mi pongo la domanda su chi sono i conservatori. Proviamo a partire da qui e a capire perché
nel grande mainstream, nel mondo dell'immaginario simbolico costruito dal pensiero globalista, il conservatore non viene accettato, non può essere accettato. Allora, innanzitutto un ringraziamento doveroso a chi ha organizzato, a Giorgio e a tutti i ragazzi che hanno messo in piedi questo evento, perché questo evento ci racchiude l'idea, il primo elemento caratteristico di cos'è un conservatore. Il conservatore è un folle, fondamentalmente, perché bisogna essere folli per organizzare un evento come questo in piena pandemia, col freddo e col gelo, e renderlo così vivo, così bello, così interessante. Atreju è quest'anno il centro della politica nazionale e da stamattina è anche il centro della politica internazionale. E i dibattiti che si sono alternati in questi giorni qui alla festa di Atreju hanno segnato un punto di non ritorno su quello che è l'evoluzione del conservatorismo, non solo in Italia, direi di più, non solo dibattiti politici. Atreju è stata la sede in questi giorni di grandissime riflessioni culturali, a dimostrazione che il mondo dei conservatori italiani ha una straordinaria classe dirigente, politica e culturale, nonostante quello che dicono o che fanno finta di ammettere gli altri. Che cos'è il conservatore? Ma io direi che innanzitutto i conservatori sono... Il conservatore è un erede. Il mainstream e il mondo dell'immaginario globalista tende a dipingere, lo diceva prima Francesco, i conservatori come una sorta di passatisti, nostalgici, reazionari, come se fossero persone che vivono con un eterno torcicollo guardando all'indietro. No, il conservatore è innanzitutto un erede, sono uomini e donne che sono consapevoli di avere un'eredità e di doverla sviluppare, valorizzare. Un grande conservatore americano, Russell Kirk, un grande intellettuale, ha scritto una volta: noi moderni siamo nani sulle spalle di giganti, possiamo vedere più lontano dei nostri padri solo se saliamo sulle loro spalle e sfruttiamo la loro statura. Ecco, noi italiani, noi europei, noi occidentali abbiamo dei padri e delle madri molto alti, sono le radici della nostra cultura, della nostra identità, la grande tradizione greco-romana, le nostre radici giudaico-cristiane, la grande creativa vitalità e forza dello Stato nazionale, delle democrazie liberali. Ecco, più noi saremo in grado di reggerci su questi nostri padri e su queste nostre madri, più saremo in grado di guardare il futuro lontano. E qui è il secondo elemento di chi è il conservatore. Il conservatore ha proprio la natura di guardare verso il futuro. È un custode, che è un bellissimo mestiere quello del custode. Custodisce, ma non è un custode di reliquie. Il conservatore è il custode di ciò che è dignitosamente, grandiosamente bello conservare. E proprio perché ha questa forza enorme della conservazione della grandezza che è proiettato a costruire grandezza. La natura del conservatore è una natura realista. La differenza fondamentale tra i conservatori e i progressisti, al di là dell'aspetto, diciamo, del posizionamento politico, è proprio un approccio psicologico. Perché mentre il progressista è legato alle ideologie, è un utopista, quindi insegue il non luogo, il luogo che non esiste, il conservatore è un realista, conosce la dimensione e l'importanza del tempo, conosce anche quanto il tempo e la storia modificano la natura umana e per questo sa apprezzare la storia. Per questo non troverete mai un conservatore che abbatte le statue degli eroi di guerra, perché sa perfettamente che quella memoria, la sua identità e la sua forza che viene da quel passato. Per questo non troverete mai un conservatore che nega la sua identità, perché sa che quella identità è il frutto che lui deve trasmettere alle generazioni future. Terzo elemento fondamentale, il conservatore oggi in tutto il mondo, in Europa e negli Stati Uniti, lo abbiamo sentito prima con l'intervento del sindaco Rudolf Giuliani, il conservatore difende la libertà. Mai come in questo tempo noi siamo assediati nelle nostre libertà fondamentali. Noi siamo, come dire, circondati
da una tecnica che è sempre più invasiva nelle nostre vite. Il discorso che prima faceva Francesco sul sistema dei media si può anche allargare al tema proprio della tecnocrazia. Mai come in questo tempo la dimensione umana che vive nelle nostre nazioni, dentro la nostra identità, è minacciata da una tecnocrazia che riduce l'uomo a numero. Ecco, la battaglia del nostro tempo oggi è la battaglia della libertà, e mai come oggi sono i conservatori a fondare la battaglia per le libertà vere, quella libertà che si fonda sul rapporto di lealtà tra Stato e cittadino, dei doveri reciproci e dei diritti che scaturiscono da questi doveri. E sono le battaglie dei conservatori in tutto il mondo, la battaglia per il riconoscimento delle identità sessuali, che sembra oggi una follia, in alcuni circoli di elite globaliste addirittura un peccato citarlo, la battaglia per vedere ciò che è più naturale nella nostra vita, il riconoscimento che un padre e una madre sono un padre e una madre, non sono un genitore uno, un genitore due, sono il papà e la mamma, sono il fondamento della nostra stessa natura. Ecco, il conservatore è questo, è colui che si proietta verso il futuro tenendo in piedi le radici per il passato. Un ultimo tema intendo affrontare, che è quello che ho sollevato prima, della tecnocrazia. Ci sono dei momenti nella storia in cui ci sono delle crisi che generano delle accelerazioni dirompenti, tumultuose. Di fronte a queste accelerazioni è impossibile mettersi a fare resistenza, è ovvio. Uno sarebbe travolto da queste accelerazioni della storia. Però è anche sbagliato seguirle come se nulla fosse. Ecco, il tempo che noi stiamo vivendo, quello della pandemia, è una di queste crisi, è una di queste accelerazioni, perché la pandemia sta sconvolgendo totalmente la nostra società. Quando queste accelerazioni avvengono, la politica deve recuperare la sua funzione di governo delle nostre società, deve recuperare la visione a lungo termine di ciò che è il bene comune di una nazione. Lasciare governare le crisi della storia alle tecnocrazie è un errore che l'Europa e l'Occidente non possono e non devono fare. I tecnici sono importanti, sì, economisti, virologi, intellettuali, sì, perché suggeriscono soluzioni, supportano le scelte di fronte a dei problemi concreti. Ma nelle democrazie è la politica che deve mantenere vitale il complesso rapporto tra i diritti e i doveri, difendere il principio della sovranità popolare, rispettare le costituzioni che sono l'argine contro l'anarchia da una parte e il dispotismo dello Stato dall'altro, e devono garantire la rappresentatività dei corpi sociali, tutti. Per questo i politici vengono scelti dai cittadini e i tecnici no. Ecco, io credo che se oggi dovessi immaginare quale deve essere il principale progetto politico, o meglio, il principale progetto di un movimento conservatore, è questo: difendere la sovranità della politica rispetto al dilagare della tecnocrazia globalista, perché là dove noi difendiamo la politica, noi difendiamo le libertà individuali e collettive che abbiamo ereditato e che dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Ultima differenza e chiudo, mi è venuto in mente leggendo i giornali di oggi. Roberto Saviano ha scoperto che Atreju non è di destra. Ci ha messo 20 anni, ma ha aperto una polemica su questo. Saviano è un po' l'emblema di questa elite globalista, di questo intellettualismo del nulla, di questi menestrelli del potere globale che si muovono contro le sovranità popolari, contro l'astrazione dei valori. Ecco, io credo che se c'è una differenza tra l'essere conservatore e l'essere progressisti è questo: i progressisti hanno la necessità di chiudere la realtà dentro delle schede, delle scatole, delle etichette, hanno bisogno di etichettare il reale e gli esseri umani. I conservatori no, non abbiamo bisogno di sapere se Atreju era di destra o di sinistra, a noi interessa solamente una cosa: che Atreju combatteva contro il nulla che avanzava, quindi noi siamo con Atreju, anche fosse stato un progressista. E questa è la differenza fondamentale: costruire un grande progetto politico contro il nulla che avanza. E la grande sfida del conservatorismo, e credo che oggi qui ad Atreju Fratelli d'Italia può diventare guida di questo movimento. Grazie.
Grazie Gianpaolo. Grazie davvero. Ora è un particolare piacere accogliere e accoglierlo con un grandissimo applauso Fabio Roscani. E oltre ad essere presidente di Gioventù Nazionale, anche un amico. Fabio, davvero complimenti per tutto il lavoro che avete fatto in questi giorni, straordinario, e anche un applauso a tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale e al valore e all'importanza della militanza. Per chi fa politica è un aspetto fondamentale che talvolta si tende a dimenticare, però la militanza è fondamentale. Quindi davvero grazie per tutto il vostro impegno, ti lascio il palco e grazie a tutti. E alla prossima. Bene. Quello che veramente ami rimane, il resto è scorie. Quello che veramente ami non ti sarà strappato, quello che veramente ami è la tua vera eredità. Ecco, credo che in queste parole ci sia davvero il senso più profondo della nostra missione politica. Ma cosa significa per noi oggi essere conservatori? Significa prenderci cura di ciò che amiamo e lottare per difendere quello che vorrebbero portarci via. E dunque, in questo mondo contemporaneo, con le sfide epocali che abbiamo davanti, essere conservatore significa tenere salde le nostre radici, ma avere allo stesso tempo la capacità di immaginare il futuro. Significa ribellarsi alla società imposta dal pensiero unico per conservare e difendere la nostra identità e la nostra libertà. Nel mondo in cui viviamo non ci sono più punti fermi. Non esistono più punti di riferimento, tutto è fluido, evanescente, tutto è sacrificabile sull'altare del politicamente corretto. E allora guardo la mia generazione e mi rendo conto che il prezzo più alto delle follie del globalismo siamo proprio noi a pagarlo. Quella generazione a cui pezzo dopo pezzo è stato tolto tutto, quella generazione a cui è stato tolto il diritto alla socialità, il diritto ad una società fondata sul merito, il diritto alla fantasia, a mettersi in gioco, a rischiare, il diritto di vivere la propria vita. Una generazione di giovani italiani a cui è stato fatto credere che lottare per migliorare l'Italia, la nostra nazione, non sia una cosa giusta, che cercare fortuna altrove sia invece la cosa giusta da fare, perché qui non avremo mai la dignità di un lavoro, la soddisfazione di acquistare una casa, la sacra bellezza di mettere su famiglia. Per i progressisti praticamente l'unico diritto per cui è giusto lottare è quello di fumare uno spinello legalmente, come se questa fosse l'unica rivendicazione sana che la nostra generazione possa avere. Ma non è così. Non è così. Non è nella nostra natura cedere senza lottare, anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. E quindi se da una parte c'è chi vuole distruggere tutto quello che ci definisce, chi vuole annientare l'identità, chi vuole rimuovere le tradizioni, chi vuole disintegrare i diritti sociali, dall'altra parte c'è ancora chi si ribella e vuole conservare e difendere tutto quello che vogliono toglierci. Fatevene una ragione, perché ci troverete sempre pronti qui a combattere. Ma vi sembra giusto un mondo in cui in una scuola di Torino vengono abolite le parole studente e studentessa per sostituirle con la più politicamente corretta studente con l'asterisco? È giusto non poter dire mamma e papà perché concetti retrogradi? È giusto forse un mondo in cui si abbattono le statue di Cristoforo Colombo, in cui si mette in discussione lo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri perché secondo alcuni turberebbe la sensibilità di alcuni islamici? È normale forse un'Italia in cui un PM asseconda e giustifica un uomo che costringe la propria moglie a mettere il velo perché questa è la cultura islamica? È giusto un mondo in cui si fa passare per diritto
la criminale pratica dell'utero in affitto che trasforma la maternità in schiavitù e i figli in prodotti da acquistare in un catalogo. E a tal proposito mi chiedo dove siano certe femministe amiche della sinistra di fronte a questi orrori, e mi chiedo dove siano quando addirittura ci sono dei paesi che per il Black Friday hanno applicato degli sconti dal 30 al 50% per comprare un bambino. Ma che mondo è? Che mondo è questo? È forse normale per voi il tentativo dell'Unione Europea di abolire il Natale? Gli ultimi a farlo, l'abbiamo detto anche nei dibattiti di Atreju, sono stati i bolscevichi. E quella era una dittatura, noi lo sappiamo bene. Certo, il dubbio che qualcuno potesse nutrire delle simpatie per i regimi comunisti ce l'abbiamo avuto. Basta vedere l'atteggiamento di qualche politico italiano nei confronti della Cina di Xi Jinping. Sarà che il nostro profondo amore per la libertà non può che farci schierare accanto a Joshua Wong e ai ribelli di Hong Kong, accanto ai tibetani. Il nostro profondo amore per la libertà non può che farci chiedere giustizia per Zhang Zhan, giornalista cinese condannato a 4 anni di carcere per aver osato documentare i primi tempi della pandemia di Covid a Wuhan. Questo è quello che accade nel regime comunista cinese, in un mondo normale che noi vogliamo costruire. Qualora fossero certificate le responsabilità della Cina sulla diffusione della pandemia, quella Cina sarebbe chiamata a risarcire i danni economici che hanno fatto in mezzo mondo per la diffusione della pandemia, e Xi Jinping sarebbe processato per crimini contro l'umanità. Ma questo sappiamo che non accadrà, perché finché saranno le elite globaliste a governarci, la giustizia cederà sempre il passo a ciò che è utile. In un film che conoscete tutti, Il Gladiatore, Marco Aurelio dice a Massimo Decimo Meridio che c'è stato un sogno una volta che era Roma. Lo si poteva soltanto sussurrare e ogni cosa più forte di un sospiro l'avrebbe fatta svanire. Ecco, conservare i valori che hanno forgiato la nostra civiltà è oggi quindi prerogativa dei ribelli. Difenderci dal globalismo è un atto rivoluzionario, perché quel sogno viva ancora per altri 1000 anni e forgi cuori e elementi dei patrioti d'Italia e d'Europa. Conservare la libertà duramente conquistata e difendere i diritti dei popoli dalle speculazioni finanziarie è da ribelli. Conservare la sovranità nazionale e difendere i confini dall'immigrazione clandestina, bandiera di finti filantropi al servizio del grande capitale, è da ribelli. Conservare la nostra cultura e le nostre tradizioni e difenderla dai sacerdoti del nulla è da ribelli. Conservare e difendere l'ambiente e in un rapporto armonico tra uomo e natura, tra crescita economica e sostenibilità, senza mai chinarci però all'altare di Greta Thunberg e all'ambientalismo ideologico, e da ribelli. Conservare il diritto al futuro delle giovani generazioni e difenderlo da gerontocrazia e baronie è da ribelli. E quei ribelli, guardateli che ce li avete davanti gli occhi, sono i militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Li avete visti correre da una parte all'altra della festa affinché tutto funzionasse alla perfezione, e guardate che non lo fanno perché qualcuno ha promesso loro qualcosa, lo fanno perché ci credono, e anche credere in qualcosa oggi è un atto ribelle. Questa manifestazione si chiama Atreju in onore del protagonista della storia infinita, e lo sapete tutti bene, ha ispirato tante generazioni, e quel nulla che avanza trova ancora sulla sua strada i nostri giovani, quei militanti di Gioventù Nazionale che non hanno mai smesso di sperare e di sognare, e che hanno sempre il sorriso stampato in volto anche di fronte alla fatica, quella felpa bianca con scritto dietro volontari a ricordarci che con la passione si possono raggiungere le vette più alte e inesplorate, e quindi continuano a combattere in questo mondo rappresentando il simbolo di quella generazione più autentica che con la speranza ha sconfitto la paura e che cambiano il mondo partendo dalle azioni più piccole che ci migliorano ogni giorno.
un movimento giovanile che non esiste per se stesso ma per l'Italia e che rappresenta, guardate ancora oggi, il luogo privilegiato dove poter attingere una classe dirigente all'altezza non solo in politica ma per l'Italia, perché il nostro movimento giovanile, che molto spesso viene ignorato dai professionisti dell'informazione, dal mainstream, che sono sempre troppo impegnati a raccontare le gesta di qualche sardina o le rivoluzioni distruttrici di qualche centro sociale. Facciamo forse così paura perché siamo liberi, forti e determinati a combattere la nostra giusta battaglia, ma a combattere con noi questa battaglia ci sono anche tanti amici, e quindi colgo l'occasione, so che sono in sala, per salutare e ringraziare i nostri fratelli del movimento giovanile di Vox, prima è intervenuto Buxadè, con Giorgia Meloni oggi che guida la famiglia dei conservatori europei e che ringrazio davvero per averci regalato questa straordinaria edizione di Atreio, ma anche e soprattutto per la tenacia che ispira e guida le azioni di tanti di noi. E al nostro fianco quindi ci sono tanti giovani patrioti europei a combattere questa battaglia, lo dico qui da Piazza Risorgimento, perché credo che sia doveroso ricordare che un giovane studente greco che si chiamava Mikis Mantakas, militante del FUEN, che condivideva con noi il sogno di un'Europa dei popoli, delle patrie e delle identità, ha perso la vita assassinato. È un figlio della nostra Europa e ogni giorno noi proviamo ad essere all'altezza del suo esempio. Il progressismo vuole farci inseguire come unico scopo le regole del consumismo compulsivo, farci fare lavori che odiamo, rimanere a casa a comprare cose che non ci servono. Siamo forse i figli di mezzo della storia, vogliono farci credere che non abbiamo un posto e uno scopo in questo mondo. Non abbiamo combattuto la grande guerra, non abbiamo affrontato la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale, la nostra grande depressione però non sarà mai la nostra vita, la nostra esistenza. Ci volevano crescere con la convinzione che senza meritare nulla saremmo diventati forse miliardari, miti del cinema o influencer di successo, ma non è così. A volte qualcuno prende coscienza di tutto ciò che è intorno, si sveglia, prende piena consapevolezza, si ribella, combatte e vince e si riappropria di tutto quello che gli era stato negato. Grazie a tutti, viva Atreio, viva Fratelli d'Italia e viva Gioventù Nazionale. Adesso per me è sempre un'emozione, nonostante mi dovrei essere ormai abituato, a presentare per le conclusioni di questa straordinaria edizione di Atreio, il Natale dei Conservatori. Veramente dedichiamoci un applauso per quella che è stata una settimana fantastica. Ma adesso è arrivato il momento di queste conclusioni e quindi per me è ancora ed è sempre un grande onore lasciare il palco da Atreio al leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui e grazie, grazie e ancora grazie per questa settimana straordinaria, per questo evento,
Grazie a tutti i relatori che in queste lunghe giornate si sono alternati senza sosta sul nostro palco. Grazie agli illustri esponenti che stamattina hanno portato il loro contributo, particolarmente a quelli internazionali, li voglio ringraziare. Voglio ringraziare Sir James Wharton, che è stato fondamentale nella campagna elettorale di Boris Johnson. Voglio ringraziare che, nonostante la sua giovane età, coordina le relazioni internazionali del Likud. Voglio ringraziare Rudolf Giuliani, indimenticato sindaco di New York, colonna dei repubblicani americani. E voglio ringraziare i miei due straordinari vicepresidenti del Partito dei Conservatori Europei, Jorge Buxadé. Ho condiviso ogni parola del tuo intervento. E guardate, se voi pensate che Atreju sia una bella manifestazione, è perché non siete stati a Viva 2021, dove io ho avuto l'onore di parlare davanti a migliaia e migliaia di persone appassionate e straordinarie. E Radoslav Fogiel, che rappresenta il partito, il PiS polacco, il partito Libertà e Giustizia. E voglio, per il tramite di Radoslav, portare la solidarietà di Atreju e di Fratelli d'Italia alla Polonia, al governo polacco, e alla sua solidarietà contro le continue aggressioni di una Commissione europea che non è in grado di riconoscere la sovranità degli Stati nazionali. Grazie per essere qui, grazie anche ovviamente agli illustri ospiti italiani che ci hanno portato il loro contributo sul conservatorismo, e poi grazie a tutti quelli che hanno consentito che questa manifestazione si celebrasse. I ragazzi di Gioventù Nazionali, orgogliosi, sinceri, bellissimi, con le loro felpe bianche, ovviamente lo staff, il pubblico, che in tanti tra quelli che hanno parlato in questa manifestazione ci hanno invidiato per la sua attenzione, per la sua capacità di dimostrare rispetto, quale che il relatore che si intratteneva con noi su questo palco. Grazie ovviamente ai nostri volontari, grazie a Fratelli d'Italia, ai parlamentari, grazie a tutti, perché ci avete aiutato a vincere una scommessa. Abbiamo sfidato il freddo, abbiamo sfidato la gente di dire quello che pensiamo. Anche stavolta noi abbiamo dimostrato che non c'è nulla che ci possa, anche in epoca di pandemia, e abbiamo offerto quella libertà a molte altre persone. Ne ha detto un po' di tutto. Tutti hanno riconosciuto il successo della manifestazione. Poi però c'erano i soliti commenti, no? Allora abbiamo invitato tutti i leader e c'erano quelli che scrivevano che stavamo tessendo la nostra rete per il Quirinale. C'erano quelli che dicevano che li abbiamo... Sveglia, Soloni! Noi invitiamo tutti, da sempre, perché ci... che le identità forti non hanno paura del confronto!